proseguiamo questa divertente serata con una scenetta dal titolo A casa tutto bene, con Anna Maria Abate e Carlo Busnelli. A voi. Sono le 9:15. Carlo, dimmi. Ma a New York adesso che ore saranno? 6 fusi orari indietro, quindi sono le 15:15, anzi le 3:15 p.m., come dicono loro, dalle loro parti. Io da un momento all'altro aspetto la telefonata di Vincenzo, perché sai che lui è partito 3 giorni fa e mi ha detto appena arrivo, no, è il tempo di sistemarmi in albergo. E poi c'ho un affare urgente, mi ha detto. Bagagli, tanta roba. E dopo ti chiamo. Quindi qua, da un momento all'altro potrebbe chiamare. Potrebbe chiamare, no? Ma senti, quando chiama ci vuoi parlare tu? No, 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 guarda. Aspetta perché... Ecco. Ma scusa... Preferisco che gli parli tu. Anche perché sai, tu hai la parlantina più sciolta. No, no, è che voi uomini tutti vigliacchi siete, questa è la verità. Vabbè, ma scusa, questa, vabbè. E noi siamo più pratici, noi siamo sintetici, analisi e sintesi, le nostre capacità. Me la sbrigherò io, cosa vuoi che ti dica, però insomma, da un momento all'altro, ecco qua, allora vado io? Oh, guarda lui, vado io. Rispondi tu. Vincenzo, ciao, figlio mio, come stai? Tutto bene? Sì, sì, com'è andato il viaggio? Bene, sì, l'albergo? Tutto a posto? Ma di preciso dove sei adesso tu ora? Ah, a Brooklyn. A Brooklyn. Sì, bene, bene. E l'affare, quello che dovevi fare, è andato a posto? Sì, sì, un business dice che è andato a posto. Sì, meglio così. Qua c'è tuo padre, qua vicino, sei vicino a me, no, non parla, però c'è. Sì. Ma che ti posso dire? Qua a casa, no, qua a casa tutto bene, tutto tranquillo, tutto sotto controllo. Sai che ci ha pensato tua madre a tenere tutto sotto controllo, sì. Cosa ti racconto? Non è successo niente, che cosa ti posso raccontare? Qualche fesseria, insomma, qualche sciocchezzuola, così, tipo, vabbè. Tuo padre ha rotto il manico della vanga, sì, però... te l'avevo detto che è una sciocchezza, sì, domani la va a comprare e è tutto a posto, tutto già. Che cosa ci ha fatto questa vanga? Ma lei, sai, lui sempre in campagna vuole fare lavoretti di qua, lavoretti di là, stava scavando una fossa, sì, sì, per seppellire Bob, il tuo cane. Eh sì, è morto Bob, e vabbè, è una cosa di niente, cosa vuoi che sia. Ah, vabbè, tu c'eri affezionato, c'eri attaccato. Quanti anni che tu avevi questo canuzzo? 12-13 anni? E allora? Era pure vecchio ormai. È morto un cane, se ne prende un altro. E poi del resto, Vince, tu lo sai che i cani muoiono sempre prima dei padroni, no? Figurate, era meglio il contrario? Disgrazia, no? È una grande fortuna che sia morto canuzzo. Una grande fortuna. Com'è morto? È caduto dentro la piscina. Sì. Lo so che i Terranova sanno nuotare, però nella piscina acqua non ce n'era. No, proprio ha preso la rincorsa, si è buttato, si è sfracellato sul fondo proprio. E come mai non c'era l'acqua nella piscina? Sì, lo so che tu ce l'avevi messa prima di partire, lo so. Però i vigili del fuoco, i pompieri, sì, mi hanno detto, signora, ma potremmo pigliare l'acqua per spegnere l'incendio? E c'è il successo, pigliate villa, e c'è che a dire di no. Quale incendio? Ah, ma no, niente, non è cosuzza la niente, insomma, è una cosa un poco fastidiosa, diciamo, sì. E no, è che ha preso fuoco la casa, sì. E vabbè, e Vince, sì, se no tutta, si è bruciata tutta, di sana pianta, non c'è niente più da pigliare. E vabbè, Vince, ho capito, disgrazia, no, addirittura chiamare disgrazia è una cosa spiacevole. Sì, certo. Siamo assicurati. È questione di soldi, un pigli i soldi. Vince, qualche affare, i soldi si giovano. E poi Vince, tu lo sai, i soldi vanno e vengono. Quello che conta è la salute. La salute. Anzi, la devi prendere come un'occasione di rinnovamento. Perché certe volte, ultimamente, tua moglie diceva mi piacerebbe cambiare il colore.
colore delle pareti della sala. E così con questa occasione vi facete tutte cose nuove. E bagna, cucina, sala, l'ingresso, tutta nuova. Più moderna, Vince, come quelle che si usano ora, che si vedono alla televisione, stile Hollywood. Certo, non ti preoccupare, cos'è che succedono? Devi essere positivo, Vince, devi essere positivo e pensare alla salute. Come è scoppiato questo incendio? Ma sono venuti i carabinieri, hanno fatto un'inchiesta, hanno detto che non è stato doloso, quindi questo è molto positivo. Poi i vigili del fuoco hanno cercato di ricostruire, loro dicono, la dinamica, no, della cosa, e hanno detto che è cominciata, l'incendio è scoppiato nella camera da letto della zia Rosina. Eh sì, perché un cero acceso ha dato fuoco alle tende e poi a poco le tende hanno bruciato tutta la casa. Quale cero? I ceri sono quelli che si mettono, sai, accesi davanti alla bara, no? Durante la veglia funebre si accendono due ceri davanti alla bara. Quale bara? Quale veglia funebre? Ah no, è successa una cosa, insomma, un poco spiacevole, certo. Non te lo volevo dire, ma visto che siamo in argomento te lo dico. No, è morta la zia Rosina. Ah, beh, certo, una grave perdita, un lutto. Beh, certo, tu ci eri attaccato perché lei è stata in casa con noi, tu sei cresciuto con lei, io posso capire. Però, Vince, la zia Rosina 75 anni aveva. Sì, godeva ottima salute, no? Voleva vivere, aveva tanta voglia di vivere, però sempre 75 anni aveva. Vabbè, che vuoi fare? Com'è morta la zia Rosina? Com'è morta? Non si sa di preciso. Dicono un colpo al cuore, proprio una cosa fulminante, un infarto fulminante che proprio non si accorta di niente. Morte benedetta, morte santa, una fortuna per lei che non ha sofferto e anche per noi altri con ci combattevo. Una fortuna da metterci la firma, Vince, fra 200 anni. Che vuoi fare? È andata così, certo. E la causa dell'infarto? Come si fa a sapere la causa dell'infarto? No, certamente stress no. Zia Rosina che era stressata, che faceva la zia Rosina? Faceva la maglia, faceva il passato di pomodoro, sì, faceva le arancine buone, le arancine da zia Rosina, meglio di quelle di Montalbano, sicuramente, sì. Vabbè, ti mancherà la zia Rosina, ti mancheranno le arancine, che vuoi fare? Bisogna rassegnarsi, alla morte non c'è rimedio, no? Alla morte bisogna rassegnarsi. E come si è saputa la cosa? Ma si è saputa che, come può essere andata la cosa? Può essere andata che qualcuno ha detto, però io non c'ero, presente non c'ero io quella sera, però qualcuno ha detto che la zia Rosina ha sentito dei rumori strani che provenivano dalla tua camera da letto. Allora lei si è avvicinata per sentire meglio, perché la zia Rosina, femmina coraggiosa era, si è avvicinata, ha aperto la porta di botto e ha trovato a tua moglie Carmela insieme con Antonio, il tuo migliore amico. A letto insieme erano, Vince, a letto insieme stavano, e la zia Rosina è rimasta secca, tario e pubblico. Vincenzo, ma che carina linea? No. Vince? Ah, c'è. Avrà preso un colpo anche lui, mezzo colpo anche lui. Che? Mamma mia, vabbè. Ma che dici sti cose? Ma neanche per scherzare, voglio morire, la mia vita è distrutta. Ma che dici, ste cose si dicono? No, ma quando mai? Ma che c'entra? Vince, le mogli, le corna, i mariti gliel'hanno fatto sempre, da che mondo è il mondo? Col migliore amico puro, certo, la moglie è il migliore amico, è un classico. Vince, dai, amore, non ti preoccupare, a tutto c'è rimedio. Migliore amico, bell'amico, è meno male che l'hai scoperto ora, perché sennò chissà che cosa ti combinava questo migliore amico. E
vabbè, dai, pensa alla salute, Vincenzo. Queste sono cose poco indisponenti, si indispongono. Però, già gente, che c'è? Già, la mia vita è finita. Non è un come babbiare, queste cose si dicono. No, assolutamente no, dai. È come si è saputa la cosa. Ma dicono che tua moglie Carmela, che è quella che è, però è una donna religiosa, una donna praticante, è sempre in chiesa, tutte le domeniche a messa. Quando è successo il fatto, sì, lei corna, è andata a confessarsi dall'arciprete, cioè nel segreto della confessione, giustamente. Però, Pino il sacrestano, Canuccia a Pino il sacrestano, quello che sta sempre vicino lì al confessionale, deve aver orecchiato qualcosa, sì, però involontariamente. No, lui non ha parlato, non ha detto niente a nessuno. Uomo di panza e rimasto muto, proprio muto. Non ha detto niente. No, al suo moglie non ce l'aveva a dire, l'ha detto solo a sua moglie, certamente, in casa. No, la moglie non ha parlato con nessuno, no. No, solo a sua figlia Giuseppina, c'era per dire per forza, era lì Giuseppina. No, Giuseppina è stata la femmina forte, non ha detto niente a nessuno, solo alla sua migliore amica, e basta. La migliore amica, no, ci disse solo a suo marito, solo che poi suo marito l'ha detto al barbiere, il barbiere l'ha detto al macellaio, il macellaio l'ha detto al fruttivendolo, il fruttivendolo l'ha detto al tabacchino, e ora dicevo, sanno tutte, che ci vuoi fare? Addirittura ora parliamo di disgrazie, vergogna, disonore. Ma quando mai vergogna e disonore? Oh. Tutto il mondo sarebbe disonorato. No, ma certo, ma quando mai? Sai come si dice? C'è un proverbio che dice che le corna sono come i denti. Quando spuntano fanno un poco male, però poi uno ci si abitua, non ci pensa più. Ma manco. Tu per esempio ci pensi che hai i denti, tu? No, non ci pensi più. E allora dai, tu devi essere positivo, Vince, devi essere positivo. Nella vita l'importante è la salute, le altre cose sei giusta. E vabbè, ho capito, vabbè. Tua moglie ti fece corna, lo sanno tutte, hai perso il tuo migliore amico, al Sia Rosina morio, finero l'arancine perché io non intendo fare arancine. E un cane murio, e la casa è da ricostruire, però pensa alla salute. Ah, dice tuo padre che la banda domani te la compra, così è tutto a posto. Perché in effetti se lui non avesse rotto il manico della banda, tutto questo non sarebbe successo. E che vogliamo fare? Pensa alla salute, devi essere positivo. Positivo perché la vita, se tu sei positivo, può essere ancora bella, generosa con te, ti può offrire emozioni, sogni, divertimenti, donne, progetti, la qualunque. Però tu devi essere positivo e pensare solo alla salute. Me lo prometti? Va bene. Ora, Vince, ti devo dare una bella notizia. Finalmente, dopo tutte queste cose spiacevoli, una bellissima notizia. Sì, e ti tirerà su il morale, certo. Ti ricordi tu che prima di partire ti eri fatto le analisi di sangue per sapere se avevi quella malattia lì, come si chiama? Epatite. Epatite. Stamattina è arrivato il risultato, sai, Vince? Positivo, sai? Allora, benissimo.